Benvenuti e bentornati sul canale. Da oggi voglio far partire una serie di video sulla lavorazione al tornio. Formeremo svariate forme appunto su questi torni super economici. Trovate il link nella descrizione di questo video. E oggi partiamo col cilindro. Mettiamoci al tornio insieme e vediamo come fare. Allora, siamo pronti per tornire questo cilindro di più o meno un chiletto di argilla sul nostro tornio economico da 130 euro. Vi lascio nella descrizione qui sopra il link su dove acquistarlo. Allora, per prima cosa dobbiamo centrare l'argilla, quindi acceleriamo un pochino, mandiamo più veloce il tornio e quello che facciamo sono questi movimenti qui, portare l'argilla verso l'alto, conicizzare l'argilla verso l'alto e spingerla poi verso il basso. In questa fase possiamo mandare il tornio un po' più veloce. Il cilindro, mi raccomando, è la prima forma fondamentale che dobbiamo imparare al tornio. Quindi spremo il tubetto. Se non l'avete visto, andatevi a vedere il video che ho pubblicato sul mantra del tornio, dove ho sintetizzato tutte le mosse, le fasi che dobbiamo fare al tornio per creare i nostri oggetti. Stringiamo il tubetto, la mano destra stringe il tubetto, la sinistra accompagna e portiamo verso il basso, la mano sinistra con questa parte qui, andiamo giù. Andiamo giù e ricominciamo. Strizziamo il tubetto con la mano destra e con la sinistra spingiamo verso il centro, quindi l'argilla si alza, portiamo su. La mano destra fa questo movimento qui, stringe l'argilla, stringe il tubetto e porta verso l'alto. Facciamo un paio di volte questa operazione e poi portiamo in basso una prima volta e la seconda volta mano sinistra spinge con questa parte, mano destra si appoggia qui sopra col pollice. Queste dita danno la forma dell'argilla una volta centrata. Spingiamo verso il basso un po' con gli addominali una seconda volta. Il pollice della mano destra appiattisce la punta. Se vogliamo possiamo abbassarlo ancora un altro poco, mignolo della mano destra fisso sul piatto, in modo da centrare l'argilla, da non farla muovere più. Apriamo delicatamente, la nostra argilla è centrata. Puliamo il piatto, puliamo sempre un poco il piatto dall'acqua in eccesso e siamo pronti all'apertura. Spingiamo in fondo. Creiamo la base del nostro oggetto, arriviamo a mezzo centimetro dal fondo, se vogliamo tiriamo un poco verso di noi per aprire un poco questa massa argillosa. Voilà, rifacciamo un'altra volta, spingiamo verso il basso e tiriamo un po' verso l'esterno con la mano sinistra che tiene la mano destra fissa. Prima di fare il sollevamento delle pareti, chiaramente conicizzeremo, porteremo verso il centro questa argilla. La mano destra, il pollice pressa sul bordo, la mano sinistra, vedrete che il polso ruotando chiuderà l'argilla verso il centro. Così. Piccolo incavo qui alla base. Mano sinistra dentro, mano destra, la nocca fuori incontra virtualmente le mani all'interno, stringono l'una verso l'altra e portano sull'argilla. Lasciamo il bordo sempre un po' più spesso, il bordo superiore sempre un po' più spesso. Chiudiamo un poco e ricominciamo. Incavo, le due dita si incontrano, le mani, pian piano andiamo verso l'alto.
Possiamo abbassare anche un po' la velocità del tornio. Una volta che abbiamo centrato possiamo abbassarlo un po', inumidiamo sempre un poco, richiudiamo verso il centro, pressiamo il bordo superiore e ricominciamo. Un po' d'acqua all'interno, se si è asciugato, incavo e porto su. Spingo verso l'interno in modo da portare il cilindro verso l'interno e non farlo svasare e richiudo la parte superiore. Presso un poco il bordo. La prossima volta che alzerò di nuovo, solleverò di nuovo le pareti, controllerò anche lo spessore per capire dove posso assottigliare ancora di più e dove no. Dove capisco che c'è un po' più di argilla, posso spingere un po' di più e portare l'argilla verso l'alto. Richiudo la parte superiore, strozzandola pian piano. Tolgo l'acqua in eccesso da fuori e quella all'interno con la spugna. Controllo gli spessori, sono omogenei, allora quello che faccio è rendere più o meno uniforme la larghezza di questo oggetto per farlo diventare un cilindro. Il bordo che ho lasciato un po' più spesso, adesso lo posso stringere un poco di più. Ora con la stecca in legno mi poggerò qui e spingerò lievemente il vaso, l'argilla dall'interno verso l'esterno. La mano sinistra la spingerà, chiudiamo un poco la parte superiore, appoggiamoci in fondo e spingiamo l'argilla verso la stecca. Portiamo verso l'alto la stecca. Qui al bordo spingo un po' di più, lo assottiglio perché l'avevo lasciato un po' più spesso. Qui posso andare un poco fuori. Voilà. Controllo, mi allontano un poco, mi metto di lato e controllo il mio cilindro. Con la spatola tolgo l'ultima barbottina. E posso anche modificare la forma spingendo verso l'interno o verso l'esterno. Voilà. Se voglio il bordo del mio oggetto piatto, con la spatolina ci passo sopra. Mi piace ogni tanto avere degli spigoli belli pronunciati perché lo smalto fa degli effetti molto carini lì dove ci sono degli spigoli taglienti. Lo smalto rimane, diciamo, non copre perfettamente tutta quella parte. Comunque lo possiamo rifinire anche una volta durezza cuoio. Quello che faccio è faccio un piccolo piedino per staccare meglio il mio oggetto. Una volta che è finito controllo se c'è ancora un po' di barbottina. Tolgo quella in eccesso. Vedete, ce n'era ancora un pochino. Sono pronto a fermare il tornio, a pulirmi le mani e tagliare il mio cilindro col filo di nylon. Prendo questo filo, il mio filo di nylon, attorciglio intorno alle dita, poggio i pollici sul piatto, tenendo il filo sul piatto, e tiro verso di me. Una volta e due volte. Poi lascio il filo, mi asciugo per bene le mani, prendo una basetta in legno e ci andrò a posizionare il mio cilindro. Voilà. E il cilindro è tornito.